Ciao a tutti e benvenuti in un altro mio video. Questo è un video aggiornamento su libri che vendo, perché in tanti mi stanno scrivendo sotto a quel video come messaggio privato quali libri sono rimasti da quel video lì, e quindi volevo farvi vedere cos'era rimasto e aggiungere altri libri. Vi lascio giù nell'info box tutti i titoli con i vari prezzi, vi lascio anche il link dei feedback sia su Comprovendo Libri sia su Anobi. E le spese di spedizione vengono con Piago di Libri ordinario 1,28 €, ma il pacco non è tracciabile e le poste a volte possono perdere il pacco, io non me ne assumo la responsabilità, oppure 4 € e non mi ricordo con Piago, comunque ve lo scrivo sempre giù, con Piago di Libri raccomandato. In quel caso appunto c'è il codice della raccomandata che io vi manderò e potete seguire il pacco. Inoltre, se volete delle foto di questi libri qua che vi sto per mostrare, volete più dettagli, insomma mi scrivete e vi mando tutto quello che volete. Ne aggiungo 4 che ne metto un pochino più di 1 euro, perché sono libri che sono in ottime condizioni, che mi sono costati di più. Allora, questo qua è di Marco Sant'Agata e si intitola Come donna innamorata. Io questo qua l'ho identico, questo appunto è nuovo, perché avevo un doppione, perché uno mi era stato regalato e uno l'avevo comprato io. È la storia di Dante, è un po' romanzata, ma comunque è una storia vera e è molto molto carino. Me l'avevano consigliato da leggere per scuola, l'ho letto e mi è piaciuto, però appunto ne ho 2, quindi uno lo do via e questo lo metto a 5 euro. È nuovo mai aperto. A 3 euro invece metto Pampa Blues, che è questo qua. È in ottime condizioni, a parte qui che c'è un micro buchino che nemmeno si vede, perché il gatto c'ha ha dato un piccolo morsino. Comunque il prezzo di copertina a 14 euro lo metto a 3. Mi è piaciuto, ma non così tanto da tenerlo, quindi lo do via. Invece a 2 euro metto il Dizionario di Magia di Giuseppe Coria, questo, che è nuovo, sì, un pochino sciupatino agli angoli, ma insomma, cioè è nuovo per modo di dire, nel senso l'ho letto, però come se fosse nuovo. Sempre a 2 euro La Casa Magica di Scott Cunningham, l'ho messo in una busta per proteggerlo, ed è questo qua. A 1 euro aggiungo Halloween Vintage Holiday Graphics, che è questo qua, e praticamente è un insieme di fotografie vintage di Halloween, molto molto carino questo libro, e a 1 euro. Sempre a 1 euro aggiungo Le Due Sorelle e Le Sabbie di un Tempo. A 1 euro questi due li ho trovati in casa, li voglio togliere di giro e niente, non li ho letti. Regalo invece, perché non sono diciamo in condizioni proprio perfette, regalo Radici, che è un libro molto famoso e anche molto bello, quindi se non l'avete letto ve lo consiglio. Regalo La Storia di Lam Tan, che boh, lo lessi alle elementari probabilmente, e due libri da ragazzi sono Il Regno Perduto e 7 mamme per Camilla. Questi qua li regalo. Regalo anche, perché sono questi, perché sono messi un po' maluccio, La Pietra di Luna e Il Silenzio degli Innocenti, questi qua, perché non sono in ottime condizioni. Credo, allora, questi erano i libri che ho aggiunto. Vi faccio vedere cosa è rimasto dall'altro libro. Questi altri libri sono tutti a 1 euro. Allora, Hannibal, Accadde tutto in una notte, vado un po' veloce perché sennò qua il video, tanto insomma, se siete interessati alla trama, ok, basta andare su internet e trovate tutto. Quelli che ci salvarono, Il Prato in Fondo al Mare di Nievo, Il Diario di Bridget Jones, Stephen King Desperation, non so come si pronuncia, comunque questo praticamente è nuovo. Poi Nicholas Sparks, I Passi dell'Amore. Mi è piaciuto più il film del libro, quindi il libro lo do via. Messaggio per un'aquila che si crede un pollo,
Poi il delitto della terza luna, che è sempre è il continuo della trilogia di Hannibal, Il silenzio degli innocenti. Poi Allo melograno, che è nuovo. Il diavolo e la signorina Prim. Il sole nel ventre. L'oro dell'Inca, questo, anche se il prezzo è scritto in lire, è veramente nuovo. Cioè, io non l'ho mai aperto, quindi è nuovo. Questo è carinissimo. Billy Bones, l'armadio dei segreti. Poi di James Patterson, che è un autore che a me piace tantissimo. Maximum Ride, l'esperimento di Angel, questa qua mi è piaciuta un sacco. Questo invece è un giallo, sempre del solito autore, Le donne del club omicidi. Mi piace veramente tanto come scrive lui. Poi Virus, Divisa e Rossetto, anche questo ovviamente è un giallo, poliziesco. Poi Notti al circo, questa è una copertina che a me piace un sacco. Jerry Spinelli, Per sempre Star Girl, carinissimo Star Girl, ve lo consiglio se non l'avete letto. Il gatto meccanico, questa scrittrice qua ha scritto molti libri dove i protagonisti sono bambini di solito o autistici o orfani, comunque sono dei libri molto belli, anche se le storie sono abbastanza tristi. Poi, sempre di Nicola Sparks, Le parole che non ti ho detto. Poi, Quella stronza del mio capo. Questo qua lo comprai all'usato. C'è scritto qua, che era già scritto insomma, dalla padrona prima di me. Per il resto è in ottime condizioni. Poi, Il maestro e Margherita, anche questo è un classicone, è nuovo, veramente nuovo. Elianto di Stefano Benni, questo l'ho ereditato da una biblioteca che è chiusa, quindi ha il timbro di quella biblioteca. La foresta degli amori perduti, anche questo è nuovo. Di Federico Moccia, Ho voglia di te, anche questo diciamo che è nuovo, non l'ho mai letto, ma le pagine fuori si sono ingiallite perché a stare in libreria poi i libri si sciupano con il tempo. Poi, Sotto il cielo dell'Africa, anche questo aveva questa cosa qua perché del precedente proprietario, questo qui l'ho comprato quando ero in viaggio in Thailandia, proprio in Thailandia. Poi, ultimi quattro libri, Ritorno dall'India, ops, che mi è piaciuto molto, Il cavaliere irlandese, di Janet Ivanovic, La cacciatrice di taglie. Questa scrittrice, questa serie di racconti gialli mi piacciono tantissimo, ve li straconsiglio. E poi Una vita diversa. Quindi, questi sono i libri. E niente, vi lascio tutti i dettagli giù nell'info box, per qualsiasi cosa scrivetemi pure. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!